Puoi raccontare questa dell'essere luce, il fiore, alle persone? Sì, e che ha rivivificato, non cibato, che Sì. lui. Io una volta, una delle mie tantissime volte, che ho incontrato in una collina a Sant'Elpidio, un essere però era bello, occhi azzurri, però fisico, Fisico. cioè jeans, mi pare, maglietta, un fricchettone in sostanza, che mi Lui. fa... Sì. Un po' più magro, ma capelli lunghi, e mi fa un cenno, sai, io dentro... Portava, mi pare, dei mocassini, se non ricordo male. Comunque, bello, bello. Poi aveva questa aura, cioè erano loro. E mi dice, caro fratello, mi dà un messaggio, però io avevo paura, sai, i demoni, ma non nemmeno, paura che mi prendeva in giro, sai. La verità, non ho pensato ai demoni, ho pensato a Cristo, e se non è lui e mi vuole pigliare per i fondelli, lui ha letto il mio pensiero. E ha fatto con la mano così. C'era una specie di pianta con diversi gambi, margherite, credo, o rose, non mi ricordo, credo margherite, sì, che era una specie di praticello. E lui mi legge nel pensiero e fa con la mano così. Io lo guardo, che sta facendo? Quando fa con la mano così, che erano, o li avevano calpestati, o si erano secca secchiti, cioè, così era così il fiore, poveretto. Due o tre fiori. Lui fa con la mano così e vedo questa luce, sai la foto di Sonietta? Luce. E vedo la luce nei gambi, la sua. E che cosa fanno questi tre fiori tutti appassiti? Così, come vi faccio vedere? Cioè, sì. Si aprono come se erano freschissimi. E lui mi guarda scusate la battuta, mi guarda con amore, però avrà detto: "Hai visto deficiente? Eri cretino, no?" No, mi ha guardato con amore per dire: "Fratello, Sono siamo noi, no?" Che il potere, cioè l'atto d'amore verso la natura mi ha dato, però questo è uno dei miei tanti incontri. incontri.